Oggi riprendono gli appuntamenti di Senato e Cultura e per me è davvero una grande emozione riaprire le porte dell'aula alla eccellenza, alla bellezza, all'arte. E dopo troppi mesi vissuti a sipari chiusi, avere oggi la possibilità di riassaporare, di rimergerci nella cultura, di riconquistare la bellezza, il fascino, la magia dello spettacolo, dare voce alle migliori energie del nostro paese e riprendere la nostra, per così dire, identità italiana. E non potevamo che ricominciare, accendere questa sfida con il sommo poeta Dante Alighieri. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Dante è morto 700 anni fa, ma le sue espressioni, i suoi insegnamenti sono di una straordinaria attualità e quindi noi avremo questa contemporaneità dei versi di Dante e li riscopriremo attraverso le arti espressive, la musica, la danza, il teatro e quindi tutta una serie di eventi che ci condurranno a rivedere le stelle e quindi spero in questo grande coinvolgimento di chi sta in aula ma anche di tutti gli spettatori ai quali diamo un buon tornato al Senato. Iniziativa meravigliosa, l'Italia è il centro della cultura, perciò ringrazio moltissimo la Presidente e l'iniziativa di appoggiare l'arte, di promuoverlo e di portarlo verso il pubblico, offrendo sempre dei progetti meravigliosi per dare questo slancio di fiducia, per incoraggiare tutti noi a raggiungere le migliori meta. Mi sembrava che Dante fosse trascurato. Nella storia del cinema italiano, nella storia del cinema mondiale, non esiste una biografia di Dante Alighieri. Io capisco bene come molti miei colleghi abbiano preferito tenersi alla larga da una problematica, perché ha a che fare con l'ineffabile Dante. Io credo che Dante Alighieri sia uno degli esempi più alti di come il dolore, la sofferenza, l'ingiustizia umana poi in qualche modo debba fare un passo indietro nei riguardi della poesia, perché Dante arriva alla poesia attraverso una serie di eventi della sua vita che più tremendi di così non potevano essere, malgrado ciò nelle condizioni più penalizzanti, più gravi, più estreme, è riuscito a darci quel capolavoro, è riuscito ad essere l'italiano più famoso del mondo. Quella ragazzina che si gira, lo guarda, gli sorride e gli dice: vi saluto. È l'unica battuta che dice nel mio film, Beatrice. Una forte emozione e un onore grandissimo. Parlare di Dante, insomma, in questo luogo così importante, appunto, faccio davvero fatica a contenere l'emozione. C'è la possibilità di approfondire, di conoscerlo sotto anche altri punti di vista, per esempio questa sua sensibilità spiccatissima. Quella sensibilità in particolar modo ci ha fatto uno dei regali più grandi che abbiamo nella nostra cultura. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Che
credo che proprio nell'anno dedicato a Dante Alighieri questa sia stata, diciamo, una tappa importante, perché voglio dire, quella che io penso che sia un'identità nazionale si basa proprio sulla cultura e non su altre cose, quindi è proprio dalle perle che noi abbiamo lasciato all'umanità, proprio attraverso di queste che noi possiamo migliorarci e costruire un domani. Per cui è la sede più adatta. Leggerò il quinto canto e dunque parlerò d'amore che ratto s'apprende al cor gentile. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta. E il modo ancor m'offende. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte. Il sentimento, l'espressione delle fragilità umane è attuale allora come oggi, quindi un racconto come la storia di Paolo e Francesca è eterno, no? Un amore improvviso, anche un amore non consentito dalla legge, ma comunque invincibile. Una bellissima iniziativa, veramente una rinascita, soprattutto appunto il nostro settore, che è stato uno dei settori più bloccati, che questa ripartenza sia vera e finalmente definitiva, ecco. Nella vita di tutti i giorni noi proprio comunemente usiamo meno di 2000 vocaboli, ecco, ben 1600 di questi vocaboli noi li abbiamo ereditati da Dante Alighieri. La cultura deve far parte di questo paese in maniera molto forte. Mi piacerebbe che questo messaggio arrivasse soprattutto ai più giovani, che hanno patito tantissimo questa pandemia, molto più di noi, in un isolamento che è devastante. E il fatto di far entrare la cultura in un luogo così simbolico, una cultura più seducente, più facile, e di cui i ragazzi colgano il valore nella vita reale. Però ci vogliono dei divulgatori che la facciano amare, la facciano apprezzare in modo semplice, in modo appunto seducente. Ecco, io credo che questo evento, mi piace immaginarlo in questo percorso. Il silenzio rende ogni parola impossibile. Ricordati di me. Quando sarai tornato al mondo e riposato dalla lunga via, ricordati. Una sfumatura d'uomo, l'ennesima raccontata da Dante, che chiaramente noi traduciamo con le musiche di Marco Frisina, con il canto degli interpreti e con qualche parola che possa non spiegare in maniera esegetica il racconto, ma dare lo spazio libero all'ascoltatore di poter andare con Dante poi in fondo dove vuole. Padre, madre, patria. Poterlo fare all'interno di questo spazio, dello spazio politico italiano, è per noi prestigioso, un onore grande e che affrontiamo con coraggio ma con grande voglia. Era già l'ora che volge il disio ai naviganti. Rivedere le stelle significa anche recuperare il senso vero della propria vita. Questa pandemia dovrebbe insegnarci anche una semplificazione delle nostre scelte, saper soppesare le cose importanti da quelle banali, saper sacrificarsi
E spero proprio che i giovani trovino la possibilità di esprimersi e di crescere, di fare bella l'Italia ancor più di come adesso. Quel dì t'han detto ai dolci amici. La vicinanza dei cittadini all'istituzione è fondamentale, perché se ci si avvicina un po' di più grazie alla cultura sarebbe fantastico. Io ho notato che in questo periodo di pandemia in cui siamo stati tutti chiusi, le uniche cose che la gente ha avuto modo di esternare è stato tramite l'arte, quindi chi ha scritto poesia, libri, canzoni e altro. E questa cosa ci ha fatto forse non cadere in un baratro. Quindi la cultura, se istituzioni e popolo dialogano di più, forse abbiamo uno spiraglio. Per te s'avvicina la fine di ogni desiderio. Tutto è collegato. E quindi la cultura a 360 gradi ci riguarda e ci avvicina a tutto. Un messaggio innanzitutto di compiacimento, perché il Presidente Casellati ha deciso di riprendere questi splendidi appuntamenti che ci vogliono, perché c'è bisogno di cultura, c'è bisogno di partecipazione, e ogni volta che ci riuniamo qui è qualcosa di speciale, di unico, è veramente una bellissima opportunità, per cui esserci è un privilegio. E poi l'anniversario parla da sé, per cui è evidente che la RAI sta omaggiando Dante come tutto il popolo italiano, è doveroso essere presenti in queste circostanze.